E ora parliamo di calcio, come tutti i lunedì gli occhi erano puntati soprattutto sulla seconda categoria dove ci sono stati degli scontri al vertice che hanno prodotto sicuramente dei cambiamenti al vertice della classifica. È una Valtarese decisamente sfortunata quella vista in campo ieri a Reggio Emilia che non è riuscita a battere i padroni di casa, il Falck, soccombendo per 1-0. Tutti concordi nel dire che nell'incontro nulla ha giocato a favore della squadra allenata da Calchini, che ha messo in campo una buona prestazione decisamente di qualità, non riuscendo a trovare però il gol. Quella rete che invece gli avversari hanno ottenuto al 32esimo del primo tempo e che in chiave salvezza ha giocato decisamente un ruolo prioritario. Tanto da recriminare nel team borgotarese ad iniziare dal gol regolarissimo segnato da Squeri al 44esimo, ma annullato dalla terna per sospetto fuorigioco dell'attaccante. Nella ripresa la Valtarese è la dominatrice incontrastata del campo, ma la palla pare davvero stregata e malgrado innumerevoli tentativi la rete non arriva. Con un'altra cocente sconfitta subita del tutto immeritatamente, la Valtarese guarda con sempre più apprensione alla classifica di promozione che la vede al penultimo posto a quota 28 con lo spauracchio Libertas capolista pronta ad arrivare a Borgotaro il prossimo turno per fortificare ancora di più il suo primato. Bisognerà vedere se la grinta e la bravura dei giocatori della Valtarese, sfortuna permettendoglielo, consentiranno. Passiamo alla prima categoria dove il Bedonia crea un vero miracolo con il River Club riuscendo a pareggiare l'incontro per 2-2, rimanendo ancorata a tutti i possibili giochi, play-out compresi. È subito il gruppo di Pecce a spingere per cercare la rete che trova dopo solo 7 minuti di gioco con Cassoli. La posta in gioco è alta, entrambe le squadre lo sanno, nessuna vuole perdere, così il River al 30esimo trova il pareggio con Schettino. Nella ripresa le emozioni e il bel gioco sono la costante della partita, anche se per la terza rete della giornata si deve attendere il 32esimo con il River che va in vantaggio grazie a D'Artini. Per il Bedonia sembra che le chance siano finite, ma in campo nessuno molla, tutti ci credono che l'impresa è possibile e infatti al 45esimo, praticamente a tempo scaduto, fa conti e regala una perla che significa pareggio e giochi ancora aperti. Già a partire dal prossimo turno, quando la squadra, ultima quota 20, sempre a pari merito con River, ospiterà il San Lazzaro, penultimo a quota 27 e reduce dalla sconfitta con la Fontanella Tese. In seconda, attesi gli incontri al vertice, il Solignano è stato battuto dalla capolista Collecchio per 1-0, ma deve solo prendersela con se stesso, visto che l'unica rete della capolista è giunta su rigore al 90esimo, siglata da Compiani. Una vittoria in qualche modo dunque regalata ed un risultato che ha gelato il Solignano, che rimane in terza posizione a 42 punti, staccata di 4 dalle due capoliste. Anche il Bardi infatti ha avuto la meglio sull'avversario, la Ghiare, vincendo un incontro non facile, solo nelle ultime battute del match al 48esimo della ripresa con Losa. Ma come si dice, è il risultato che conta e questi 3 punti per i ragazzi allenati da Mister Bianchi sono quello che la squadra voleva e ha cercato per rimanere al vertice della classifica, non facendosi scalzare da Collecchio. Delusione nelle fila della Ghiare, che fino all'ultimo ha cercato di fare suo l'incontro per guadagnare una posizione, ma il risultato del campo la lascia esattamente dove si trovava 7 giorni fa, al quarto, con 41 punti. Ancora una vittoria per il Borgotaro a spese dell'Emignano. A segnare il gol partita è stato Bongi al 38esimo del secondo tempo. Pareggio invece 1-1 tra Compiano e Sivizzano. È la squadra di Chiolerio, sempre alla ricerca di punti, ad andare a segno per prima al 14esimo del primo tempo, grazie a Valentini, riuscendo poi a mantenere il risultato importante ai fini classifica. Ma al 43esimo della ripresa, quando la posta in palio sembra già nelle mani dei padroni di casa, ecco che il Sivizzano trova il gol tanto cercato sino a quel momento, grazie a Muselak, e tutto cambia. Amarezza per il Compiano, che scivola al penultimo posto a quota 17. Infine, terminata a reti inviolate la partita tra la Calestanese e lo Skanderberg. Il prossimo turno vedrà il derby Ceno-Taro tra Bardi e Borgotaro, entrambi con una grande voglia di fare una buona prestazione in campo ottenendo punti. Il Compiano ospiterà il Lemignano, il Sivizzano lo Skanderberg, il Solignano l'Audace, il Torrile e la Ghiare. Chiudiamo categoria dove un Valgotre in ottima forma batte il Felegara 2-1, salendo al terzo posto in classifica quota 33. Il prossimo rivale in campo sarà la Folgore Fornovo, attesa dal Bareto.